Ci vediamo perché scarico, ci vediamo. Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Dario. E Daniele, sono qui perché mi ha costretto, mi ha chiesto, dobbiamo fare un video perché siamo arrivati a 1000 iscritti. Quando lo facciamo? Ho detto a 1050. Quindi adesso lo dobbiamo fare. Va bene, allora approfittiamo del video del raggiungimento dei 1000 passi iscritti per presentare ufficialmente lo sponsor, che è Spiro Zoom e Rashid. Ci sarà anche, salutiamo ovviamente con un Rashid, con un salam aleikum, visto che viene da Dubai, no? Se imparate l'inglese, perché noi inizieremo a fare i video in inglese, quindi seguiteci. Va bene, la fattispecie, io sono Dario De Santis, ho 23 anni e vengo da Milano. E vi chiederete, cosa cazzo ci fa un milanese come pescatore subacqueo? Dove andava a pescare? Diciamo, io ho avuto la fortuna di avere tutta la parte della famiglia, della parte di mio padre, proveniente dal Molise, che esiste, ok? Mi tocca dire, esiste. E praticamente l'estate io la passavo lì, quindi avendo anche la fortuna di poter visitare zone un pochettino più belle come le isole Tremiti, ho cominciato a fare prima snorkeling e poi ho cominciato a prendere i polpi con la fiocina e così via. Pian piano sono passato dalla fiocina all'utilizzo del fucile. Il mio primo fucile è stato un vecchissimo F-Sub schifosissimo da 60 cm, me lo regalò mio padre per il mio, se ricordo bene, era il 14° compleanno. E poi da lì... Bene, ricordati bene, eri a favore della legge, che mi sa che sono i 16 anni. Bene, 14, lo diciamo. Sì, 14 anni, a 14 anni. Sì, no, nel senso che ne avevamo preso uno e andavo a pescare con lui, capito? Non da solo, dai, testina di cazzo. Fatto sta che pian piano, dopo circa qualche anno, ho cominciato a muovermi di mia spontanea volontà. Nella fattispecie, da quando ho 16-17 anni non c'era più mio padre che veniva a pescare con me, ma andavo con i miei amici. Da circa 4 anni ho cominciato a pescare, diciamo, in modo un pochettino più serio, quindi affacciandomi anche a quote un pochettino più impegnative. Sono passato da pescare nei primi 10 metri fino a 20-25 metri di profondità, anche se non ci vado molto spesso, però comunque sono quote che riesco a gestire. Per quanto riguarda l'attrezzatura, io in questo momento ho un po' di fucili, ho l'Invictus Carbon, su cui ho fatto anche la recensione che vi consiglio di andare a vedere, lo vedete qua. Pinne, ho delle pinne in carbonio artigianali e muta in questo momento ho una giacca della Sea Gang con materiale molto molto buono che vi consiglio. E poi dei pantaloni della Cressy. La muta della Salvima, avevo la Nat, la 5.5, l'ho dovuta cambiare perché dopo 4 anni si è distrutta. Come soddisfazione più grande? Forse la Lecce, quella di 8 kg. Ci vuole il culo, ci vuole il culo. Se va andata a mare tutti i giorni, prima o poi succede. Confermo, il consiglio che vi posso dare io, se volete prendere un determinato pesce, fate come ho fatto io per la Lecce. Pure Daniele Circana, che saluto in questo video, lo può confermare. Io sono andato per 14 giorni di fila, nello stesso punto, nello stesso arco orario. E al 14° giorno è passata la Lecce. Quindi, questo è il miglior modo per prendere un pesce. Basta. Ok, mi atterrò la presentazione di Dex. Sono Daniele, ormai mi conoscete perché ha visto qualche video. Chi non l'ha visto, andate a vedere perché ci serve un'ora di visualizzazione. Per forza. Comunque io vengo da Sapri e sul mare. Per cui ho avuto la fortuna di stare in acqua da quando ero bambino. E già a 3 anni mi buttavo già sott'acqua, ho imparato prima ad andare sott'acqua che a nuotare, tutto qui. Mi sono affacciato alla pesca subacquea con mio padre, che a 7-8 anni lui faceva pesca così ricreativa con un fuciletto ad aria, un cinquantino, io lo seguivo a nuoto a pinne con i braccioli, mi tenevo a un salvagente, vedevo lui cosa faceva, non era bravissimo, ma comunque la cosa mi interessava. E a 10 anni mi ha regalato un fuciletto che pochi ricordano. Il polpone.
non il polpone, ma quelli a molla, ma non a molla gli elastici, proprio c'aveva la molla dentro. E era impossibile da caricare rispetto al tiro, rispetto alla gittata. Ovviamente la cosa ha creato un malcontento da parte di mia madre e quindi mi hanno tolto anche questo fucile, perché tu sai, già 10 anni che si fa questo col fucile, forse aveva ragione, forse no. Diciamo che ha graziato molte vite di pesci. Verso i 12-13 anni ho preso anche una fiocina a molla ed ho iniziato, diciamo, ad affacciarmi in maniera ricreativa alla pesca subacquea. Poi, passare del tempo, ho fatto un primo corso di apnea, tra l'altro l'ho fatto già a 22 anni, quindi non è che l'ho fatto proprio subitissimo. Idem con patate, anch'io l'ho fatto l'anno scorso, quindi... Sì, no, non c'è proprio fretta di fare il corso di apnea, però... Il corso è un ottimo trampolino di lancio, perché mi fa capire un attimino degli errori, vi spiega la sicurezza in mare, e queste sono cose fondamentali. Dopodiché nei successivi 2 anni ho andato a pescare con miei amici, che saluto, sono tutti, diciamo, molto esperti. Ho iniziato ad affacciarmi anche a quote più impegnative, quindi ho appreso tecniche un po' più difficili e... Adesso spero di non farmi superare da Dario, ecco, questa è la cosa che dobbiamo sperare, perché sennò lì vuol dire che forte non sei. Ma soprattutto? Soprattutto... Chi dobbiamo salutare in questo momento? Spirozone, Rashid, il nostro grande Rashid, che ci ha accolti come una famiglia, contentissimo di averci come team italiano a Dubai. Hello everyone! My name is Rashid Al Hamli from United Arab Emirates, Fujairah City, Marbah, and welcome to Spiro Zone in UAE. So we would like to show you our dive center. At the same time, we are going to support the Aro team from Italy. So Team Aro will receive all the necessary support to reach to the World Championship, and for sure they will do it. So our dive center is focusing more on free diving, spear fishing, maintenance, and snorkeling, and shooting huge fish. So this is our dive center, and we are going to support Aro team 100%. And we would like to show you our dive center and welcome Aro team to our family. Hope to see you soon. Zona. Ci sono i suoi amici di Dubai che non ci credono che è riuscito ad assoldare un branco di pescatori subacquei italiani, perché posso garantirvi che la nostra immagine all'estero è tra le migliori. Noi, quelli della Grecia, siamo visti come i migliori pescatori subacquei del mondo. Che giustamente dicono, riuscite a fare dei video catture e da voi c'è poco pesce. Esatto. Però dicono così perché non conoscono la Sardegna. Ciao a tutti, ringrazio Dario per avermi chiesto di partecipare a questo video illustrativo sulla nascita del Team Aro. Mi presento, sono Omar, ho 25 anni e vengo da Iglesias, una città nella Sardegna sud-occidentale. Pratico la pesca sportiva in apnea ormai da una decina d'anni. È una passione che mi ha tramandato mio padre. Grazie al percorso di studi che ho intrapreso, ho conosciuto Dario, ho scoperto che questa era una passione condivisa, tant'è vero che poi abbiamo cominciato ad andare a pesca insieme, e poi appunto mi ha proposto di entrare a far parte del Team Aro. Soddisfazione più grande, diciamo che una delle soddisfazioni principali che ho avuto è stata la spigola presa nell'autunno 2019. Se non ricordo male era ottobre 2019, in quell'occasione c'era pure Dario insieme a me. Mentre per quanto riguarda tecniche di pesca che prediligo, a me piace pescare in basso fondo con tecniche all'aspetto. Per quanto riguarda invece attrezzatura che attualmente sto utilizzando, uso un fucile Saldimar VW Pro con assetto doppio elastico da 14 e asta da 6,25. La muta che utilizzo invece è una Homer, la Homer Holoston 5 mm. Nient'altro da dire. Vi auguro di vederci presto in mare. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ciao ragazzi, sono Emanuele Sillone, ho 18 anni e vengo da Salaparuta in un paese della provincia di Trapani. Ho iniziato a pescare circa 4 anni fa grazie ai miei zii che mi hanno trasmesso questa fantastica passione. Da circa 3 anni ho iniziato a usare delle tecniche più accurate come l'aspetto e l'agguato,
dove ho avuto anche le migliori soddisfazioni di pesca. Al momento pesco nel basso fondo sotto i 10 metri perché il fiato non è dei migliori, diciamo. Più in là sicuramente andrò oltre i 10, sempre in sicurezza con un assistente, diciamo, che mi guarda sempre dall'alto. Sono felicissimo di far parte di questo fantastico gruppo con gli altri ragazzi. Siamo davvero felici per questo traguardo dei 1000 iscritti. Niente, questa è stata la mia breve presentazione. Un saluto a tutti ragazzi e ci vediamo nei video su YouTube. Ciao a tutti, sono Vincenzo Mazzella e vengo da Monte di Procida in provincia di Napoli. Ho conosciuto il Timarro tramite Dario, in quanto studiando insieme abbiamo scoperto di avere questa passione in comune. Pesco praticamente da sempre e con diverse tecniche e mi sono avvicinato anche alla pesca spropria. Inizialmente l'ho praticato con un piccolo fucile Beaucher da 50 cm e poi con un arbalete più lungo, col quale ho iniziato a esplorare diverse tecniche. Al momento la tecnica che pratico di più è l'agguato dalla superficie, cosiddetto struscio panza. Questo perché sono sempre stato più un pescatore che un apneista, di conseguenza non ho mai puntato eccessivamente sulle prestazioni fisiche a livello di fiato. L'agguato dalla superficie, pur essendo una tecnica non particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico, è comunque molto complessa in quanto il pesce si comporta in maniera particolare in acqua bassa. È particolarmente sospettoso e spesso risulta veramente difficile portarlo al tiro. Per fare belle catture è essenziale una buona conoscenza sia dello spot che delle abitudini dei pesci e un ottimo feeling con l'arma che si usa. La preda che mi ha dato più soddisfazione è stata un'orata di circa 1,5 kg presa lungo la scogliera del litorale di Maratea. Anche in quell'occasione ho sparato dalla superficie, quindi senza immergermi, e il pesce si trovava a circa 1,5-2 metri di profondità. La cattura mi ha reso veramente felice perché per prendere un pesce del genere in poca acqua è necessario che l'azione sia veramente perfetta. E per quanto riguarda la mia attrezzatura, utilizzo una salopette nera da 5 mm e una giacca mimetica da 7, la Murena della SEAC. Le pinne sono le Rezzor della Mares e il fucile un arbalete Comanche 90 della Cressy, a quale comunque ho portato diverse modifiche. Monta la testata del Comanche Pacific con un doppio scolare da 14 e asta da 6.3. È una configurazione che mi consente un tiro veloce e preciso. Detto questo, un saluto a tutti. Bella a tutti ragazzi, io sono Ciccio e sono un membro del Timaro. Ora vi dirò un pochino a proposito di me, così ci conosciamo. Sono siciliano, genitori siciliani, però 11 anni fa ho avuto la fortuna di andarmi a trasferire a Dubai. E da là è cambiato, diciamo, la mia ideologia della pesca e di come ragiono totalmente, perché è stato, diciamo, un'esperienza bellissima, ancora è un'esperienza che non cambierei per niente. E questo, diciamo, è il lato di Dubai. A 5 anni è stato il mio primo impatto dell'apnea, a 7 anni ho avuto la mia prima fiocina, a 13 anni un mio carissimo amico, un amico di mio papà, Isidoro Guerrieri, mi ha regalato un fucile, il mio primo fucile, che era l'Homer HF200. Era un fucile per incominciare, era un fucile dei miei sogni per incominciare. E da là è stato tutto in discesa. Tenete conto che mio papà era un apneista ed era un pescatore che hanno fatto gare e tutt'altro. Vi faccio vedere qualche foto di lui per vedere in azione col suo carissimo amico Isidoro Guerrieri, quello che mi ha regalato il fucile. Io 2 anni fa ho fatto il corso di apnea ed è stato veramente un corso che mi ha aperto e mi ha fatto capire degli errori che facevo e sono molto contento che l'ho fatto. Io pesco di solito a Dubai dai 15 ai 35 metri, diciamo quello è il mio range di pesca, perché là si pesca profondo, nel blu, per pesci grossi come potete vedere qua. Vi faccio vedere qualche foto di pesce, qualche mia cattura che potete vedere qua nei miei video. Sì, come potete vedere, diciamo, sono delle catture molto strane per il nostro mare del Mediterraneo. Sono delle catture molto tipo, ma esistono questi pesci? Sì, sono dei pesci strani, anche io all'inizio ero tipo, ma esistono veramente? Cioè, l'ho sparato veramente ed ero tipo, vabbè, anche io sono confuso, certe volte quando li sparo ho detto, ma ho sparato questo, cos'è? Come ti chiami? E quindi, cioè, diciamo, anch'io c'è stato un paio di anni per abituarmi alle catture di Dubai, però dopo un po' mi sono abituato. Spero che mi vedete nei prossimi video e spero che avremo, diciamo, un bellissimo viaggio insieme. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, ciao!